6, Bianchi, Castagno, Vignoli, Catano, Ferrario, Gazzan, Torinci, Solina, Volcato. Per Dio, Pinti, Zuzzi, a qualche super corso di gara, in lotta con tutto, andremo ancora con la calcio a definire la classifica di questa prova in linea. E vediamo, proveremo, anzi adesso, la passata di Giulia, la conclusione. Tra l'altro si è stato veramente in questo momento da un gruppo che ci siamo come fatto e raggruppato. Allora finita per l'abbiamo, con una buona, devo dire buona, molto buona. Vedremo alla fine questa lettura si fa mantenere, valutare un bando, loro fonte di riferimento, come devo dire, è estremamente indicativo e ufficioso che però è indicativo per così della gara. Siamo giocati due giri dal termine in questo momento. Viene la conclusione superata di questo traguardo. Questo gruppo ancora un parco con gli avvicinamenti alla testa della gara. Vengono le apparenti per sottare davanti a noi per breve al maschile della campana, siamo all'ultimo giro. Ed è la prova per noi del nostro scrittore di concorrenza. Comunque Alice, lanciamo a lungo, subito dopo il programma, prontamente accancata il suo programma, in questa fase della gara a due atleti. Stiamo entrando per prima nell'ultimo tempo, vedremo la volta a finire, ma abbiamo visto tutta l'importanza, il piazzamento all'interno del proprio capriano, l'importanza del decente finale. Allora la volta arriva sul traguardo, 2, 13 e 37, 13 e 37, ottimo punto per questa. Parte la prova in questo senso anche per questa finale, nel senso per dare una valuta di oro che vinti che faremo secondo questo giorno la Francia insieme lo darà lo Carandoce da capo sul percorso di gara tra quello che avremo traguardo dei tre giri alla conclusione. Prese di attorno da adesso per tutte le attività in gara. Gruppo che si distende ma che si mantiene sufficientemente raggruppato nello svolgimento di questa prova. Vedremo adesso in una curva. Per loro quando molto il passaggio sui due giri alla conclusione. Due giri al termine da questo istante. Per le atlete che si mantengono ancora in operazioni sufficientemente compatte e guidate sul percorso da tutta una piana dello scoppio in oro che sta facendo la parte strada a determinare il tempo di gara sin dalle primissime battute di questa prova. Alle spalle di questa atleta troviamo 5 concorrenti in pochissimi metri che si stanno approfondendo al passo allo stile della campana, quindi al passaggio dell'ultimo giro, lanciare il aiuto lungo, cosa che avviene contro la regola del primo gruppo che si comincia. Ma fino adesso a stranarsi sensibilmente per questa gara. E fa questa sfida con l'andamento di gara da parte della grande strada che prevede, non appena si va a uscire dalla curva, si va a fare avanti, tagliare il traguardo, soprattutto per fermare gli accronometri alla parte. Tempo indicativo 2:08:37. 2:08:37 sicuramente il tempo da data. Per la nostra partita, partita messa in campo. Coprire queste linee
viene già a battere il colpo di Morigara. Tutti gli atleti che hanno appena superato il traguardo di Cruzzeri alla conclusione che stanno procedendo sul percorso di Morigara. Il gruppo è ancora contatto, mentre ci stiamo avvicinando ai 10 della conclusione. E un altro modo di vedere questo atleti sono davvero disputando questa prova con una natura decisamente incendiata. Il gruppo è ancora molto contatto. Nuovamente all'ingresso della prova per guardare tra pochi istanti il passaggio dell'ultimo giro scelto in testa del gruppo che fino a pochi istanti fa si era mantenuto costantemente in contatto, lungo portato dalla porta colore che sta rivivendo ormai i soggetti anche inclusivi, ma sono sempre a dare conferma della nostra sensazione nello svolgimento di questa prova. Siamo alle battute finali ed ecco la linea sul traguardo e di nuovo prende il nuovo fatto è di 2:06:05, miglio tempo rilevato fino a questo momento della gara. Quindi tempo da battere adesso a tutti i giorni di oggi. Della battaglia numero 9, Adriano è questo punto importante e tra breve ne vedremo come si pare anche sul traguardo dei progiri alla conclusione preso unicamente in quella portata, così è siamo a progiri del termine. Appunti iniziali della prova, la porta colore della retoristica di ordinato, buona carreria, lei che sta girando la persona proprio degli altri filmati alla presa della presa del terzo istante. Mi sono ricordati a volte che per il gruppo che tuttavia si mette ancora ben fatto. Che cerca di essere prettamente riferito da parte di tutte le atlete in gara, un lungo fenomeno portato da una carica della Poli Sportiva di Venusta che vedremo tra breve presentare alla traguardo dell'ultimo giro. Si tratta di Fiorina Anna, atleta numero 85, Fiorina Anna che sta procedendo quasi il giorno solitario al quarto conclusivo di questa finale. Come dico, un margine abbastanza importante in realtà, anche se ripetiamo la sigla perché alla fine poi il tempo diventerà una gara possibile, però fisicamente questo margine ci fa pensare a un buon tempo. Vediamo il loro sprint 2:03:44 è il nuovo tempo da battere. 2:03:44 è il nuovo tempo da battere. Ed è passata l'ultima finale di questa protagonista di questa gara, come vedete, tutti noi, Mario Carmelo, Modi, l'uomo attore di scompizio di tutto, questo è il momento. Grazie a noi al passaggio dei tecnici alla conclusione. Oggi il termine da adesso
fondamentale il tempo, lo sanno gli atleti, lo sappiamo noi, che per aggiudicarsi il sito di qualcuno del corpo il minore possibile per superare questi minuti di distanza di anni. Siamo all'ingresso scuro l'andatura di questa ultima finale, ci sembra super buona. Siamo a 2 giri dalla conclusione e dai tempi, l'andatura in questa fase della gara è piccino e viso da fare il sportivo di Bellusco, si è vinto con un uomo. Stiamo avvicinando ancora una volta la curva di capire che stanno veramente diventando molto molto veloce. Mancherà un giro solo alla conclusione di questa finale carriera. Loro vengono loro 65 e sentiranno lo spino della campagna. Prima zona, più qualità. Ma come la testa della gara facile e la forza più ricordata da Cellula. E la prima finale di questa città, la città di questo mondo, 1.56.06.